ventilatore polmonare donato all'ospedale Maresca. Questa mattina la consegna ufficiale dell'apparecchiatura, acquistata grazie ad una raccolta fondi promossa dall'ASCOM di Torre del Greco. Grande la partecipazione dei cittadini che reclamano a gran voce da tempo il potenziamento della struttura sanitaria di Via Montedoro e che hanno immediatamente risposto all'iniziativa di solidarietà lanciata dall'Associazione dei commercianti nel mese di marzo, in piena emergenza coronavirus. Il ventilatore è stato donato al reparto di medicina al secondo piano del vecchio padiglione. Soddisfatti i promotori della raccolta fondi per il risultato raggiunto. È necessario un ringraziamento al popolo torrese, perché grazie al popolo torrese, anche se l'ASCOM è stato promotore di questa iniziativa, a finanziare questo progetto. Il progetto è andato a buon fine, abbiamo consegnato in questo momento il ventilatore che a brevissimo sarà messo in corsia per l'utilizzo ed è un'apparecchiatura, tengo a precisare, che serve, nonostante ci siano gli esperti di Facebook che dicono il contrario, invece l'ospedale ha confermato l'utilità di questa apparecchiatura. Grazie, grazie ancora e forza ospedale Maresca. Grazie tante. È nuovo imballato, è la parte posteriore per chi lo dovesse vedere, ma lo lasceremo, diciamo, in ottime mani e con un ottimo utilizzo. Di questo siate certi. Non sono mancati ringraziamenti della responsabile del reparto, la dottoressa Anna Italia Pisacreta. Oggi ho il piacere di accogliere i rappresentanti dell'ASCOM e il loro presidente, il dottor Esposito, che grazie al contributo della popolazione hanno regalato un ventilatore Evo per l'ospedale di Torre Greco. Un ventilatore che in questo momento per noi è importante sia per l'attività di pronto soccorso che dei reparti, il cui utilizzo è da noi ben conosciuto e quindi ringraziamo la popolazione e credo che sarà cosa ben gradita e riusciremo a farne buon uso. Siamo fortemente diciamo contenti dell'intervento della popolazione e della vicinanza che dimostra in ogni caso, perché questo è un ospedale che cerca sempre di proporsi a essere proattivo nei confronti della popolazione e ovviamente è un rapporto che vedo che è contraccambiato. Siamo come operatori a disposizione della società e vedo che la società risponde positivamente nei nostri confronti.